Quello delle aree interne è uno dei nodi irrisolti del nostro paese. Il tema del loro rilancio è da tempo al centro dell'attenzione di istituzioni locali e nazionali, alla ricerca di soluzioni al problema dello spopolamento e dell'invecchiamento della popolazione. Valorizzare le specificità di borghi e comunità è la strada da seguire per riattivare questa parte importante del nostro territorio, che grazie alla digitalizzazione può offrire gli stessi servizi delle grandi città, con il vantaggio di una qualità della vita per molti versi superiore. Uno stile di vita meno frenetico, con meno smog e più natura. Questo possono offrire le migliaia di borghi italiani. Uno di questi è Parrano, un paese di appena 499 abitanti nella provincia di Terni. Qui il sindaco Valentino Filippetti ha fatto della lotta allo spopolamento una missione, portata avanti con tante iniziative e tante idee. Il nostro programma si basa su tre elementi. Il primo è quello di non far pagare le tasse comunali a coloro che affittano le case sotto 250 euro al mese. La seconda è un trasporto gratuito verso Fabbro Ficulle due volte a settimana, il lunedì e il venerdì. E la terza è quella appunto di dotare il paese di un collegamento con la fibra. Il borgo di Parrano è connesso alla banda ultralarga di Open Fiber e il tema della connessione è cruciale per consentire a questi piccoli borghi di essere attrattivi soprattutto per i più giovani. La fibra è sicuramente un elemento fondamentale, non solo perché permette di assicurare dei servizi che sono essenziali, perché i giovani non riescono ovviamente a vivere, a lavorare senza la connettività. Lo smart working ha cambiato sicuramente tante cose. Ad esempio, moltissimi che dal nostro paese lavoravano e lavorano a Roma in questo anno e mezzo sono rimasti qui. E per esempio, nella crisi più generale, gli alimentari locali hanno avuto un incremento del 30%. Perché ovviamente la gente non si è più spostata. Vale anche all'inverso. Ci sono molte persone che, utilizzando le seconde case oppure venendo negli agriturismi, sono venute a lavorare qui da noi. È stato così per il giornalista Alberto Gentili, che ha scelto di trasferirsi a Parrano con la famiglia durante il primo lockdown. È stata una scelta all'inizio molto dura, perché dove stavamo non c'era internet veloce, io quindi, lavorando in smart working, sia io che mia moglie è una società di comunicazione, in un agriturismo, dovevamo trovare alloggio con un internet molto lento, avevamo un tempo di risposta a un click di 30-40 secondi, era un dramma. Finché non ho avuto la grande fortuna di trovare un sindaco ospitale, il sindaco del mio paese, adesso ho la residenza qui, che mi ha offerto la stanza di co-working del comune con un internet veloce. E lì ho capito sulla mia pelle qual è il senso della connettività. Se hai la possibilità di lavorare da qui, rimani qui e non ti vai a tuffare in una città andando a spendere di più, affitti o altro. Ma io ho notato, vivendo in questo posto, che da quando è iniziato il lockdown, la fase dura del virus, c'è stato un afflusso di diverse persone, almeno una decina di persone hanno scelto di venire a vivere qui, e questo è stato possibile proprio grazie al fatto che c'era anche una connettività adeguata, e quindi è senz'altro un plus essenziale per garantire il rilancio di paesi così belli, ma allo stesso tempo fino a ieri così isolati. Con la fibra in qualche modo non lo sono più.